ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Che cos'è questo? Semplicemente un lanyard, cioè uno di quei laccetti che solitamente si va ad allacciare nella parte inferiore del coltello. Faccio spuntare una foto adesso, vediamo dove, da qualche parte. È realizzato con un nodo, che è veramente semplice da fare. Adesso andremo a vedere come si fa, ma la cosa figa è che con questo nodo noi possiamo realizzare veramente qualsiasi tipo di oggetto. Possiamo realizzare dei lanyard, possiamo realizzare gli zipper per le cerniere, possiamo realizzare un portachiave, possiamo realizzare un bracciale, comunque tutta una serie di articoli che vengono realizzati semplicemente con questo nodo. Comunque, bando alle ciance, andiamo a vedere come fare. Allora ragazzi, come dicevamo, con questa tipologia di nodo, di intreccio, noi possiamo realizzare veramente un sacco di cose. Possiamo realizzare sempre un lanyard, che altro non è che, come dicevamo prima, il laccio che si mette come pendente del coltello. Possiamo realizzare dei portachiavi, questo è realizzato in due colori. Se non avete visto il video su come unire due fili di paracord di colore differente, vi lascio qua sopra il link, andatevelo a vedere, è veramente molto interessante. Possiamo realizzare gli zipper, ecco alcuni esempi. Questo è lo zipper per come lo facciamo sulla nostra tasca utility. Come potete vedere è sicuramente molto più comodo rispetto che lasciarli in questo modo, ma nello stesso tempo questo è utilizzato per lo zipper del giubbotto, perché si è rotto, perché l'abbiamo perso, perché ci sono milioni di motivi. O addirittura possiamo andare a realizzare un bracciale. In questo caso è un bracciale senza fibbia, ma un bracciale a misura regolabile. Comunque, bando alle ciance, vi faccio vedere come si realizza. Allora, guardate, il discorso è molto semplice. Prendiamo un pezzo di corda, ovviamente in base alla lunghezza che ci serve utilizziamo un pezzo più o meno lungo. Solitamente è ottimo farlo con gli scarti di paracord, perché spesso ce ne rimangono. Quindi dividiamo in due e facciamo questo lavoro qui. Guardate attentamente. Allora, prendiamo questa corda, la facciamo passare sopra e sotto, facendo questa sorta di occhiello, e l'altra corda la facciamo passare sotto e dentro, e si tira tutto. Ecco qui, come vedete è veramente un gioco da ragazzi. Ok, a questo punto lo rifacciamo, quindi sempre destra e sinistra, occhiello, questo va, blocchiamolo, questo va sotto, sopra e dentro. Come vedete ragazzi, è veramente, veramente semplice. Occhiello, sotto, sopra, dentro, e così fino alla lunghezza che ci serve. Ovviamente se dobbiamo andare a fare un bracciale regolabile ci toccherà fare questo occhiello molto più piccolo. Guardate, ok, e ovviamente una volta fatto tutto l'intreccio con la parte restante basterà utilizzare una coda paracord e fare passare il filo dentro l'occhiello. Ok, vabbè, non ve lo faccio vedere qui perché non c'è più spazio, ma comunque il senso è quello lì. Si prende questo e si fa passare dentro l'occhiello. Uno, e anche il secondo. Abbiamo fatto il bracciale, ovviamente che sia della vostra misura. Io in questo caso ho sbagliato, ho fatto forse un po' troppo stretto, e quindi è difficile da inserire, però una volta passato, come potete vedere, eccolo qua. Ok, fatto. Spero che questo possa essere utile veramente per le vostre creazioni. Guardate, qui addirittura abbiamo inserito un inserto in acciaio, che questo lo trovate sia gli anelli che gli inserti in acciaio, li trovate nel nostro store, nella sezione fai da te. Ok, figo, no? Ok, va bene ragazzi, questo video finisce qua e spero che come al solito vi sia piaciuto. Ci vediamo la settimana prossima. La cosa che andremo a realizzare nel prossimo tutorial è una cosa veramente veramente interessante. Vi dico soltanto che ha a che fare con
lo sgancio rapido. Quindi non aggiungo altro, iscrivetevi al canale, attivate la campanella in modo da essere avvisati quando uscirà il video. Detto questo ragazzi, il tutorial finisce qui, ci vediamo la settimana prossima. Ciao ciao!